Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi in questo video parleremo in generale di matite a grafite, delle loro gradazioni, di come distinguerle, delle caratteristiche e perché cosa sono consigliate. L'occasione vi faccio vedere le matite Graphwood, che sono una linea di matite a grafite della Caran d'Ache. Iniziamo come sempre a vedere il packaging. Come al solito la Caran d'Ache ha un imballaggio minimale ma molto robusto e facilmente trasportabile, salva spazio. Le loro scatole in latta sono in vendita anche vuote, quindi potete valutarlo anche per altre marche di matite o come piccolo astuccio da mettere nello zaino. È molto robusto, di solito c'è una carta come quella che vi sto mostrando che parla del prodotto all'interno. La latta che contiene le matite in questo caso ha anche un case per farle ballare poco nel trasporto, dove si incastrano perfettamente. Le matite Graphwood di Caran d'Ache sono un top di gamma, hanno un corpo molto grossolano perché la mina all'interno è di 3,8 mm. All'esterno la matita è esagonale, in modo che se dovesse rotolare sul tavolo si può fermare evitando cadute e rotture della mina. È disponibile in 15 gradazioni. In questo caso ve ne faccio vedere 12. Ma va dalla 9B, che è la più morbida, alla 4H, che è la più dura. Vi parlerò successivamente delle differenze fra queste gradazioni e di come si possono sfruttare al meglio. Le gradazioni con la B sono le più burrose, appunto, sono caratterizzate da una grafite extra fine che consente di annerire in modo uniforme grandi superfici, oltre ad assicurare un tratto regolare intenso. Le matite con gradazione HB, F e H hanno anch'esse una matita fine, sono ideali per tratteggi e sovrapposizioni, mentre le più dure, quindi le 2H, 3H e 4H, sono una soluzione perfetta per il disegno di linee sottili e ultra sottili, con un tratto intenso e regolare anche in questo caso. Rispetto ad altre marche, trovo molto bello e comodo anche l'aspetto estetico delle Graphwood. Infatti, se notate, l'esterno, cioè il barile della matita, è colorato in base al grado della grafite. Quindi, avendo davanti diverse matite, è molto facile poi intuire, senza andare a leggere qual è la sua gradazione, ma direttamente dal colore andare a scegliere la matita. Quindi il corpo della matita del grado più duro, quindi quella con la mina più leggera, è di un color grigio pallido, molto vicino all'argento. La canna della matita con la grafite più morbida, quindi più scura, è colorata quasi di nero. Mentre swatcho ogni singola matita, vi parlo anche del prezzo nello specifico di queste matite Graphwood. Va dai 3 ai 4 euro in genere, potete trovarlo su questa fascia di prezzo in base anche agli sconti che potete trovare. Ovviamente sto parlando del prezzo a matita, vi ricordo che infatti sono assolutamente in vendita anche sfuse. Io vi consiglio di provare la 9B perché è veramente una gradazione speciale che ha solo Caran d'Ache ed è morbidissima, facilmente sfumabile ed è un piacere provare questa matita. Mentre continuo a mostrarvi le varie durezze e l'effetto su carta, vi parlo sia delle matite in generale, in grafite, e di qualche curiosità. Sapete quando è stato commercializzato il primo bastoncino di grafite?
nel 1665. Che cos'è poi la matita? È uno strumento con una mina fatta di grafite, argilla e impregnante. La grafite è quella parte della ricetta che dà il carattere nero in fase di scrittura. L'argilla fa da legante, e considerate che viene cotta, quindi dopo la cottura a 900 gradi concede forma e resistenza alla mina. Il grasso e la cera completano il carattere della matita, regalando stabilità, lubrificazione e aderenza sulle diverse superfici da disegno. Ora vi mostro la sfumabilità e la cancellabilità di queste matite. Per mostrarvi come vengono sfumate, prendo un semplice fazzoletto di carta e ad uno vi mostro se lascia una scia di grafite. Come vedete, man mano che la matita è più morbida, quindi man mano che andiamo verso le gradazioni della B, viene più facilmente sfumata la grafite. Ora passiamo alla cancellabilità. Prendo una semplice gomma e faccio in linea verticale una traccia con la gomma. Vedete come le matite con mina più dura sono facilmente cancellabili. La grafite viene via completamente al primo passaggio della gomma. Man mano che andiamo verso matite più burrose, non viene via facilmente. Ora voglio fare con voi un altro test. Prendo due matite di un'altra marca che ho a disposizione e le confrontiamo. Questo per andare a vedere che a parità di gradazione ci possono essere delle differenze fra una marca e l'altra. Quindi vado a confrontare un HB e una 2B della Caran d'Ache rispetto alla Studleather, o comunque si pronunci. Notiamo subito che risultano più nere le seconde matite che sto provando, quindi a parità di gradazione scritta sulla matita sembrerebbero più morbide, come se fossero delle B, 3B, 5B della Caran d'Ache. Questo dimostra che appunto da una marca all'altra ci possono essere delle differenze. Un'altra differenza che si può notare fra le varie marche è anche nel modo in cui la grafite risulta più o meno lucida. La grafite è per natura lucida, quindi può riflettere il disegno, può essere difficile da percepire bene se fatto con matita grafite. Recentemente sono state prodotte delle matite effetto matte, mi pare solo della Faber-Castell. Vi lascio il link se vi interessa in descrizione. Ora vi schematizzo quali sono le caratteristiche delle varie matite con le varie durezze e l'utilizzo più appropriato. Se utile, fate un print screen o prendete appunti. Le 9B, 8B fino alla 4B sono molto morbide, perfette per schizzi, studi, progetti. La 3B, 2B fino alla B sono morbide, non extra morbide, quindi vanno benissimo per il disegno a mano libera, per scrivere. HB ed F hanno una durezza media, perfette per scrivere e disegnare con delle linee. H, 2H, 3H sono in genere dure, quindi perfette per il disegno tecnico e geometrico. Vi ricordate analisi tecnica alle medie? Perfette. 4H, 5H iniziano ad essere molto dure, quindi ottime per i dettagli. 6H, 7H, 8H, 9H sono estremamente dure. Siete arrivati fino a qui? Vi chiedo di sostenere il canale lasciandomi un commento e iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi contenuti. Ciao a tutti!